Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti per i nuovi arrivati. Oggi video dedicato ai capelli e al refresh dei capelli ricci. Come avrete già notato, i capelli sono abbastanza devastati, reduci dalla notte, reduci da elastico, da capelli legati e quindi il risultato è che sono molto appiattiti e anche molto crespi. Soprattutto la parte finale dei capelli risulta molto distesa. Allora, vediamo insieme come vado a fare il refresh e quindi come recupero la situazione dei capelli senza dover fare necessariamente lo shampoo. Anche perché lo shampoo l'ho fatto ieri e oggi non li laverò di nuovo. Quindi, come recuperiamo i capelli quando non è arrivato ancora il momento di rifare lo shampoo? Vi mostro quello che sto facendo con una nuova routine che sto sperimentando, con cui mi sto trovando molto bene perché sto testando dei prodotti nuovi. Vi dico prima tutto quello che mi serve per il refresh. Ovviamente, come prima cosa mi serve il phon ed il diffusore necessari per me. Altra cosa importantissima, uno spruzzino con dell'acqua. Sì, è fighissimo questo spruzzino, l'ho preso su Amazon. Avevo sempre utilizzato i classici spruzzini, quelli trasparenti che servono anche per innaffiare un po' le piante, eccetera. Ma quando ho visto questo mi sono detto lo prendo una volta e mi tengo questo spruzzino modello parrucchiere professionale che fa molto figo, però è uno spruzzino normalissimo, quindi in realtà non è neanche necessario di per sé proprio lo spruzzino. L'importante è appunto il procedimento dell'andare a rinumidire i capelli per poterli lavorare, perché è meglio sempre lavorare i capelli da umidi anziché andare a stratificare ancora altri prodotti su capelli che hanno subito già styling su capelli asciutti. Poi i prodotti che utilizzerò appunto per questo restyling sono, come prima cosa, il gel. Sono prodotti del brand Anarchia Bio che io conoscevo di nome, ma prima di un paio di mesi non li avevo ancora mai testati e adesso invece mi sto proprio appassionando perché reputo che siano oltre a dei prodotti per lo styling, eccetera, ma siano proprio dei trattamenti che fanno bene ai capelli. E infatti sto notando veramente degli ottimi benefici. Cioè, io su questa parte qui, sulla parte superiore dei capelli, che di solito risente della gravità e del peso dei capelli che sono lunghi, tendono sempre di solito ad appiattirsi molto velocemente, a distendersi molto velocemente, invece con questi prodotti che sto usando, oltre ad essere molto più lucidi, noto che mantengono anche di più la piega e quindi mi piacciono tanto. E quindi vi dicevo, gel, questo gel è della linea Shaman, lo Strong Gel Fissante, questo qui, poi dopo vi dico anche nel dettaglio cosa contiene. E la spuma Air Pump rinforzante. Procediamo subito e cerchiamo di migliorare insieme questa situazione. Quindi vado ad inumidire i capelli. La cosa molto bella di questo spruzzino qui è che vaporizza il getto, quindi non è il classico getto a spruzzo, ma si vaporizza proprio in maniera ampia sui capelli, così non ci sono zone più o meno bagnate, ma sono tutti inumiditi più o meno allo stesso modo. I capelli devono risultare quindi umidi e non grondanti, quindi non proprio bagnati. Possiamo procedere con il gel, con l'applicazione del gel, che è uno step che ho scoperto nell'ultimo anno con l'avvento del Curly Girl Method, che ha rivoluzionato un po' tutto il mio procedimento per lo styling e anche il risultato, devo ammettere. Quindi, gel strong fissante, tenuta e definizione, al suo interno contiene farina di semi di carrube, proteine della soia, riso, vegetali, acqua di latte di cocco, olio di salvia bianca. Beh, poi vi lascio sicuramente il link nell'info box, come di tutti i prodotti, come al solito, così potete andarveli a spulciare nel dettaglio. Tra l'altro, anche un profumo che mi piace tantissimo, e come dico sempre io, il caso vuole che è anche arancione, quindi. Quando faccio il restyling prendo poco prodotto, vedete? Una piccola parte di gel, la distribuisco tra le mani. Ed evitando di andare nella zona proprio della cute, dell'attaccatura dei capelli, vado a distribuirlo sulle lunghezze, cercando però
di non aprire troppo i capelli, quindi di non passare troppo le dita all'interno, ma di accarezzarli aprendoli con delicatezza, altrimenti rischiamo di avere quell'effetto ricci in filetti troppo brutto che fanno molti parrucchieri che non sanno trattare i capelli ricci. Per cui molte volte mi sono trovata ad andare quando ero ragazzina dal parrucchiere, tornare a casa e rilavarmi i capelli. Vado a testa in giù e faccio tanto scrunching. Fatto, a questo punto passiamo alla mousse e più o meno il procedimento è lo stesso. Quindi su capelli ovviamente non li vado a rinumidire perché sono già abbastanza umidi e si vede anche dal video. Prendo la mousse. Questa è una mousse appunto anche con effetto rinforzante, con principi attivi di idrolato di chamamelis, ginkgo biloba, luppolo, palma nana, olio di avocado, olio di ricino, che sappiamo che è un top per i capelli, cassia, olio di cannella, carruba, curcuma, insomma, prodotti molto ricchi di attivi. Utilissimi per i nostri capelli. In questo caso abbondo un pochino di più, vado a testa in giù e vado ad applicarlo facendo scrunching. Quindi lo distribuisco su tutti i capelli in maniera appunto grossolana, senza andare ciocca per ciocca, e poi faccio tanto scrunching. Ecco fatto, adesso passiamo all'asciugatura. Quindi phon e diffusore a testa in giù e vado ad asciugarli finché non sono completamente asciutti. Ecco qua. Che ne dite? Secondo me si sono ripresi molto bene ed ecco fatto il refresh in pochi minuti. Cosa ne dite voi invece? Come fate il refresh sui vostri capelli ricci? Scrivetemelo giù nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così non vi perderete tutti i nuovi video. Io vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!